Allora, ragazzi, l'estate comincia il 21 giugno. Però diciamo che è già arrivata. E questa è la prima che vivo nella casa in affitto. Tutte le speranze che avevo di poter avere una freschezza diversa rispetto a quello che si potrebbe temere è sfumata. Porca miseria, ragazzi. Qui si rischia la liquefazione. Non avrò mai il momento nel quale potrò vivere con un condizionatore, vero? Sublimazione, esatto. Esatto. Andiamo direttamente alla sublimazione. Io prima o poi vivrò in una casa in cui avrò un condizionatore. E sarò troppo grande per il momento nel quale mi arriverà nella vita. Però, con tutti questi macchinari che producono calore tra PSU, computer, console, LED, fari, stanza piccola, sole 12 ore al giorno impicchiata sulla. Non 12 ore al giorno. La metà, Michele, la metà. La metà. 7 ore al giorno, 6 ore al giorno impicchiata sulla finestra. Non ho ancora alcun ventilatore. Dovrò perlomeno comprare. Il fatto è che il ventilatore è un po' un'arma a doppio taglio. Nel mio lavoro non posso tenerlo acceso mentre le registro. Però. Siamo qui. Io sono un po' sciolto, sciolto, bell'accento, sono un po' sciolto nella sedia, stiamo in ottimo anticipo, mentre monto i video sicuramente sì. Io non posso avere un lampadario ventilatore qui perché non ho neanche un lampadario. L'allaccio dell'elettricità e ora il posizionamento dei pannelli acustici non mi permette di avere alcun tipo di lampadario. Ho dei LED alle spalle che fanno una luce che illumina la stanza. Però non è molto omogenea, quindi dovrò comprare qualche. Extra per illuminare la stanza. No, per ora così non potrò sopravvivere né tantomeno essere in grado di compiere. Carotino sul cappuccino, era tantissimo tempo che non lo vedevamo. Grazie, Rocker Gamerman. Rock Gamerman. 1000 bits. Mi divertono un sacco i bits. E sono contemporaneamente, non devo mai confondermi, sono comunque donazioni, quindi grazie. Davvero. Neanche piccola. I Dyson fanno un casino del signore, eh. Metti i piedi in bagno in una bacinella come Gendo. Ottima idea, no? Comunque, ecco, a dire il vero, non sto facendo la lamentela del mio Dio che caldo, coccolatemi. In realtà è per raccontarvi che comunque non posso mettermi a forare le pareti per un condizionamento, ovviamente. Non è casa mia, ma non è di proprietà. Però qualcosa per refrigerare un minimo, qualunque cosa, anche fosse un condizionatore a ventola da mettere in giro, lo farò sicuramente, perché purtroppo la situazione non è comoda come speravo. Grazie dei consigli. Qualche fello gli vada a soffiare addosso. Sì, ventilatore, esatto. Ero purtroppo detto condizionatore, a quel punto non potevo più scappare dalla mia decisione di vocabolo. Ma io mi metto lì anche con la palma, se vuoi. Comunque, c'è gente su YouTube che potrebbe anche stuccarsi un po'. Quindi, che ne pensate se cominciamo la partita piano piano?
Mike, parla veloce per tutti quelli che guardano 2x. Dovrei farlo. Dovrei farlo come ho fatto qualche volta. Allora, siamo in anticipo. Qualcuno su YouTube ci farà sapere, nel caso sia anche una delle persone che segue su Twitch, se gli è dispiaciuto il mio anticipo anche nella partita, perché in realtà sono molto attento a questi dettagli. Do un orario perché voglio che le persone possano liberarsi, qualora lo vogliano, a quell'orario per seguirmi. Tuttavia, noi qua non abbiamo ancora fatto nulla. Sono effettivamente in balia di una sorpresa pazzesca che ho avuto la scorsa serata. Questa cosa degli spettri è stata terribilmente inaspettata. E beh, abbiamo ottenuto questo anello fighissimo. Che sarebbe veramente un peccato non sfruttare. Contemporaneamente, grazie doppio D. Porterò Ori and the Blind Forest in live. E lo porterò in bl blind. Però contemporaneamente sapete che io sono un po' vittima di una certa avidità. Che mi spinge ad apprezzare particolarmente gli anelli della tentazione. Non smettete mai di utilizzare l'emote di John, ragazzi, mai. Mai, mai, mai. Il movimento più veloce implica forse un roll più rapido e quindi meno iframe? No, impossibile. Credo che acceleri il roll con gli stessi iframe. Cioè, alla fine del roll conta molto. Ah, beh, essendo una mod, però, in effetti l'anello. La domanda non è così sciocca. Non è così sciocca. Con due anelli della tentazione, hai un aumento smodato delle anime? È molto plausibile non sia così. Ma trovo assolutamente acuto il fatto di chiederlo, perché essendo una mod. Wow. Allora. Oh no, ho toccato il cavo. E si è staccato. Per fortuna non in combat. Ok. Dark Souls. Dark Souls. Ti prego. Reagisci. No? Alt F4? Dark Souls? Lo faccio? Lo faccio? Lo faccio? Lo faccio? Ragazzi, il caldo. Ma prima o poi, pensate che bello fare una live. Adesso io con voi voglio giocare, ma so che il caldo e il lavoro uniti stancano al punto che potrebbero farmi diventare ubriaco di stanchezza, quindi un po' romantico, no? Si potrebbe dire. Prima o poi mi piacerebbe fare una live in cui lasciarmi andare e parlare proprio un po' in intimità, che non è il talk show, chiaramente, ma. Una domanda fondamentale è: com'è l'audio di gioco? È abbastanza basso? O troppo alto? Ah, vabbè, ok. Ok, ragazzi, ci siamo tolti il pensiero prima di avere il dubbio. A questo punto.
esattamente alle 21:30 io direi di iniziare davvero la live, chiedendo scusa a chi si è annoiato. Perché l'unica cosa che mi viene in mente di fare adesso, senza consigli, quindi soltanto in autonomia, è fare il famoso DLC al contrario. Sperando che ci sia, ma sono abbastanza sicuro che non mancherà. Ah, giusto. Sith è ancora in vita. Avevo completamente rimosso l'incubo che era stato stare con Sieglinde. Al prossimo falò. Ti prego, sali. Strufolone. È buffissimo il fatto che io abbia detto grazie strufolone, ma va bene così. È un nickname estremamente. Ricordiamoci che la build è Dex, eh. Descended Township, The Fallen Kingdom of Ulassil. Wow. Ok. Grazie, Peppe. Bene. Ringraziando i ragazzi. Vediamo un po' come si comporta finalmente un'arma Dex al massimo della potenzialità con l'umanità caricata. Non male. Oh. Giusto. Oh. Stiamo un pochino. Lui non si può stordire facilmente, quindi. Ok. Ma. Forte. Siamo forti. Infatti è incredibile il gioco di forze. Ecco, vi spiego una cosa. Oh! Vi spiego un pensiero. Su Elden Ring. Quello che vedete qua accadere con il pezzo di equipaggiamento. Presumo e prevedo sarà il tipo di gioco di ruolo come gameplay, sistema di build-up del personaggio che vedremo in Elden Ring. Quindi più legato a un'energia. Ad un'energia all'interno degli equipaggiamenti, come possono essere appunto i giochi di ruolo principali, come, che hanno il gioco di ruolo come il principale genere, ragazzi. Sono storditissimo, non riesco a parlare in maniera intelligente. O anche solo compiuta. Quindi stiamo attenti alle sberle che ci tirano i nostri cari amici. Questa è un'area un po' complicata. Sì, l'equip che potenzia il danno che faccio è la cosa più banale che esiste, però sto parlando di equipaggiamenti che avranno bonus di set, parametrie, abilità. Un pochino, io credo, o meglio, più che quello che prevedo, è quello che mi piacerebbe. Gli shortcut al contrario, ovviamente. Aia. Speravo di essere ancora in animazione di rialzo, quindi.
Perfetto. Chester ha invaso. Certo che il danno oscuro mena duro, eh. Dov'è Chester? Questa è un'invasione spostata. Stare senza scudo è impegnativo, ragazzi. Chi ha castato prima? Dove diavolo è Chester? Ecco qua, colui il quale ci ha dato la pizza oscura. Prima. Oh! Eccoti, Chester. Come sei messo a danni? Mi hai fatto un headshot. Mi stai dicendo che non posso aggrarlo dove voglio io? Per questo non ci ha seguito prima? Ah, un po' si sposta. Gli headshot! Ammazza che belva! Ho anch'io un arco, sai? Devo solo potenziarlo. Vediamo se ci insegue. Finché abbiamo un falò che ci ha permesso di essere vincolato così tanto, è molto divertente l'idea di utilizzarne il potere. Molto bene. Grazie, Amon. Non ho alter ego virtuali. Grazie di cuore davvero, quindi. A maggior ragione. Poi dobbiamo leggercela. Ok, Chester è rimasto lì. Bello, sereno, spensierato. Quindi. Io spero che questo ragazzo abbia reintegrato Chester.
come cut content del DLC. Ora la leggiamo la chiave, assolutamente, promesso. Spade curve for the win. Two hours later. Scusate se non sto chiacchierando tantissimo, e ditemi se volete che io sia più chiacchierone o se state facendo una condivisione più. Anime che ormai conosciamo. Scrigni aperte, eh? Sì, volevo leggere le cose soltanto una volta arrivati a un falò. Avevano impiccato ai piedi, così si può dire, appeso ai piedi. Un fabbro, quindi. Buon appetito. Ma il cut content di Jester non si conosce in realtà. C'era una side quest e diverse forme sempre più mostruose del nostro caro amico. Immagino che avrebbe permesso alla sua umanità di divorarlo. O forse avrebbe avuto una side quest legata al sangue. In quanto magari sarebbe stata un'interessante chicca nei confronti. Aia. Aia. Del fatto che fosse un'anticipazione a Bloodborne. Sarebbe diventata una belva. Esatto, probabilmente Chester aveva una quest in cui diventava una sorta di belva. E sarebbe stato. Mi state suggerendo qualcosa? E sarebbe stata una cosa bellissima. Sarebbe stata una cosa bellissima. Sì, credo che Elden Ring uscirà nel 2020. Se non annunciano DLC di Sekiro, altrimenti 2021. Però non credo perché Elden Ring è in sviluppo da tanto tempo. Da Dark Souls 3, fondamentalmente.
mi fa piacere il silenzio, ragazzi, fatemelo sapere. Non sto analizzando molto quello che sto facendo. Lo sto solo facendo. Interessante. Un premio apparentemente mediocre. Il cadavere sembra blu, ma è solo il lighting. C'è una strana pace qui. Grazie. Non si è ancora aggiornata la donazione, quindi devo vedere bene da parte di chi è. Forse è morto qualcuno, non era un dono. Stiamo giocando a Dark Souls dopo tutto. Esatto, esatto. Adoro queste cose. È un dono anche la morte di qualcuno. I'm sorry. Ma come? Speravo che speravo tantissimo che camminare bastasse. Ok. È molto... molto pacifico il DLC. Ah no, è proprio blu il cadavere. La prima lastra che abbiamo trovato. Tenti a non perderci nulla. Il motivo per il quale è blu non è da escludere che sia sempre il lighting, però... Allora. Tra l'altro questo DLC è sorprendentemente oscuro a causa del nostro aver ucciso Gwyndolin. Facile che l'originale. Un po' vuoto. E non c'è il falò fino a qui. Oh merda, cosa? Certo, perché c'è lo shortcut, quindi il falò non serve. Effettivamente, se avessimo combattuto un probabile Artorias qui prima di andare da Sif,
ci sarebbe stato. Oppure qui dentro non c'è Artorias. Grande! Vedete, non sono. Penso che. Non è. Ah, wow! Vedete, non sono blu. È la luce che li rende blu. Allora. Quindi abbiamo. Useremo Guff come pausa per leggere le descrizioni. Non è un falò, ragazzi, non è un falò, è erbetta. No, no, non è un anello nuovo. È l'anello che ti regala Zigmaier sulla sua questa da Norlondo. Allora. Sopra il Royal Hippodrome. Una chiave piegata. Diversa da qualunque altra Lordran. I più mediocri stregoni di Ulassil possono inserire un piccolo incantamento su una lama, ma solo un mago talentuoso, o meglio, un talentuoso fabbro magico, mago. Può temprare questa volatile fiamma. Ok. Esatto, l'anello tribale. Ha un effetto diverso. Aumenta l'efficacia della Estus Flask e altre. E altre fonti di cura. Gli anelli garantiscono poteri grandi e piccoli. La loro scoperta e uso effettivo possono rendere il viaggio di qualcuno più semplice. Vediamo un po' se sentite. Cioè. No, non c'è il rumore di un falò. È l'oscurità. Ehi! Piace tanto. Oh, mi sento così in colpa. Headshot. 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 Oh, era un flinch quello. Fa male? Se soltanto avessi altre frecce. Ah, giusto, dovevo colpire la coda. Vabbè. Questo mi ricorda tantissimo il colpire la coda della viverna. Ai vecchi tempi. Oh well.
Però non ho il binocolo. Ammazza che botta. E che io non voglio ucciderlo. Sto veleno non cessa, eh? Posso provare a fare una cosa. Colpirgli la coda. Ah, mamma mia, ma si muove tutta. Tipo la punta qui. Ah, forse, ecco, forse gli stiamo colpendo la coda. Me lo auguro. Perché vedete, il fatto che lo manchi è un buon segno. Ok, possiamo ancora dargli forse due colpi. Ok, un ultimo colpo. Speriamo che si tagli la coda. Niente, eh. E allora utilizzeremo un attacco verticale della... No, l'attacco più potente che abbiamo. L'attacco caricato R2. Caricato non si può. L'attacco R2 sulla coda. Ok. Ok, guys. Ci siamo, no? Ci siamo. È il momento di perdere 70. È il rumore di un falò questo. Ah, sono i falò del PvP. Smettila! Ok, è troppo forte! È troppo forte per rischiare! È fortissimo, usa la magia! Farlo volare. Ma non vola? Quindi non vola. Vedete, ho fatto bene a togliere l'anello. Se non vola, non possiamo tagliargli la coda come speravo. E allora facciamo un'altra cosa. Una cosa molto più divertente. Ho letto in chat un commento che ha scritto fase 3. E quindi ho questa speranza che lui smetta di volare. In una fase. Ah no, l'ho scritto a caso.
allora gli tagliamo le quota. Allora gli tagliamo la quota con le frecce. Io avevo in mente una cosa un pochino più complessa, ma se l'hai scritto a caso, allora va bene così. Va bene così, ragazzi. Oh, sì, probabilmente è perché è piccola l'arena. E ho deciso di togliermi l'anello perché se mi fossi tenuto l'anello avrei dovuto ucciderlo. Per non rischiare, no? Quindi non era la mia intenzione. Allora. Perché so, mi sento così vicino alla fine della partita che mi sto cercando di godere quanto più possibile il contenuto finché dura. Adesso abbiamo ottime chance di farci uccidere. E non è mia intenzione farmi uccidere. Quindi poniamo particolare attenzione al nostro voler sopravvivere, invece, no? Quindi andiamo alla Chasm Cell. Abbiamo il nostro shortcut. E avremo modo di fare un sacco di danni facendo un setup arceria, diciamo, mettiamola così. Semplicemente stiamo attenti a non farci fregare. Perché abbiamo visto che fanno molto danno agli incantesimi oscuri. Molto danno. Un danno fuori di testa. E quindi non bisogna essere frettolosi. Grazie, Nate. Non conosco. Titan. Ah, Titan era andato a capo. Titan Souls lo giocai quando uscì molto tempo fa. Per questo non l'ho mai portato con voi. Non sarebbe blind ed è un peccato perché è un giochino talmente breve che la sua forma blind è fondamentale. Fantastica sta cosa che con il percorso all'inverso si sia creato ovviamente un caso nel quale. Ah, non sono diventato umano però. Non sono diventato umano. Ah, mannaggia me. Non avevo niente da perdere. Ah, c'era un drop? Ma da parte di cosa? Un drop di un mostro non mi interessa più di tanto, al massimo una titanite grande posso farne a meno. A uno dei cittadini? Ah, vabbè, non succede niente, ragazzi. Cioè, considerate che fondamentalmente uno volesse giocare safe, come dovrei fare in questo caso. Andrebbe semplicemente a diventare umano e chi si è visto si è visto. Però non c'è problema. Mi piace il rischio. Detto questo, adesso facciamo un po' di cose, no? Perché ci prendiamo. Il Black Bow 9. Le nostre frecce. E gli spacchiamo sta coda da maledetta. Vediamo un po' i danni. Ora. Ho sbagliato. Non devi girarti. Ora.
Ah, non si vedono i danni. Beh. Ok. Vediamo un po' i danni. Gli si sta staccando, vero? Mi sembra di no. No, no. Non credo funzionerà. Oh beh, è una challenge mod. È inutile mettersi qua a fare cheese. È stato molto divertente poterci provare, però. È stato un sacco divertente. Quindi, quindi. E io ho provato a... Facciamo una cosa, per sicurezza. Esatto. L'hitbox valida potrebbe essere... Non dico l'attaccatura. Però comunque quasi. In teoria le frecce possono tagliare una coda. Lo sappiamo, per esperienza. E il trigger non credo esista solo in combat. È un gioco grezzo e... La Vivere non è una boss fight. Non è una boss fight, per carità. Però... Io direi, giusto per esplorazione scientifica... Facciamoci il test con l'attaccatura, chiamiamola così, e poi buttiamoci dentro senza troppi... senza troppe paure. No, no, non è una challenge run, ho detto challenge run, mi sono sbagliato, ho detto che è una mod. Quindi se è una mod ti mette una sfida, è simpatico e lecito cercare di darle rispetto, per quanto è parte del rispetto essere un veterano che scopre, conoscendo Dark Souls... quali possono essere le figate che un percorso inverso ti porta a scoprire. Perché è una figata incredibile. Ridi? Che ridere. Allora. Mamma mia, come sei brutto, Sabaku terzo. Ok. Quindi attaccatura, no? Proviamo. Sabaku terzo remastered, è vero. È vero. Allora. Il tempo. Mamma mia, quanto si muove. No. Ora. No.
Dai, dai, dai. Le ali non hanno hitbox? Ops. Troppo presto. Ok. No. Adesso si staccano le ali. Strana sta cosa della coda, però in effetti non ci dava finestre, a parte forse quando fa l'attacco con il vento che diventa magico. Vabbè, io ho dato. Bisogna anche avere il divertimento di combatterlo, no? Fa danno. Ah, ma certo, non è magia. Il modder non ha fatto niente. È l'acqua. È l'acqua. Ho capito. Ah, questo è RNG. Ah, non dovevo stargli davanti. Vabbè, uccidiamolo. Sì, è l'acqua, ragazzi. Cioè, l'effetto è legato all'acqua. È legato all'acqua. Quindi, niente, non facciamo a sto punto. Combattiamolo. Full vita, no? Cioè. Oddio. In realtà, con i per. Mi chiedo se è possibile che abbiamo perso un falò o bisogna fare sto odioso percorso nel caso ci sconfigga di nuovo. Perché ci fa veramente. Sì, non volevo sprecare umanità, per questo. Ovvio che nella boss fight originale l'acqua non si muove per davvero. Ovvio, ragazzi. Prima facciamo un try. Io sono assolutamente pro sfruttare la strategia Demon Souls di romperlo con le frecce. Mi diverte molto in un'esperienza come questa, è un ricordo della mod. Però a sto punto diamogli una chance. Normale. Diamoci una chance. Diamoci una chance, ragazzi. Certo, abbiamo una difesa che è una vergogna. Però la nostra build è questa.
Ammazza! Cavolo! Ah! Vivi! Ok, ok, va tutto bene. Troverai un'altra finestra. Ok, questa è una finestra. Assolutamente no. Stai fermo, te! Ok, grazie. Possiamo tornare a combattere? Vorrei un moveset un po' più variegato. Ma quanto beve, Mike? Ammi sta coda! Basta! In realtà anche qua c'è una finestra, eh? In realtà anche qua c'è la... Non vi dirò mai cosa ha causato la mia morte. Non ci crederebbe nessuno, quindi, visto che odio i commenti che ironizzano su questo e mi insultano, sucano tutti. È come il credito che non si dà... È come il poster, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. No, no, non ve lo dirò. Vediamo un po'. Facciamo il toto morte. Conoscendo l'andazzo della run e quello che ho sempre valorizzato in questa partita specifica, nella Daughters of Ashe, a cosa stavo pensando? Che cosa mi ha fatto tergiversare e quindi mettermi esposto? A me qualcuno sta indovinando. Io non dirò niente. Ah, io non dico niente. Adesso la chat è autonoma. Qualcuno, un più di uno l'ha beccato. Mi accontento così. Spoilerato, dai.
Ve l'ho spoilerato il motivo. Eccoci qua. Certo, sarebbe interessante se questa volta l'anima servisse a qualcosa. Anima del chimerico guardiano del santuario. Creazione di Sith The Scaleless. Far Flung? Oh. Il design di Sith fu ispirato da una visione descritta adesso da Senn, la Lady della Luce Solare. Le bestie erano attratte dall'abisso, anche se per curiosità o Dread. In realtà questo è un vocabolo comune. Far flung remoto, grazie. Dread è qualcosa di estremamente comune in realtà. Ah, ok. Se per terrore o curiosità. E infatti era comune. Non si può dire, non si può sapere. Usa l'anima del famiglio. Anche se in realtà del pet di Elizabeth. Per aumentare temporaneamente il potere di oggetti di cura. Morbid malato, giusto. Mannaggia, sti vocaboli. Quanti ne ho persi? No, mamma mia, no, ma dai. Wow. Wow. Ok. Mamma mia. Blazing Ember del grande inferno di Senn, il quale consumò il suo creatore e trasformò e rese molto della sua forge alla maceria. Sam potrebbe essersene andata, potrebbe essere perduta, potrebbe essere appunto morta. Ma i fabbri di Lordran ancora spargono le fiamme della sua ultima fu del suo ultimo fuoco. Nella speranza che un bravo fabbro, un fabbro con un dono, gifted, talentuoso, possa un giorno domarla. E quindi respirarne vita, respirare vita nella pietra, come fece lei. Sì, dotato, sì, talentuoso, sì. Devo comprarlo? Non l'ho comprato, vero? Ok. Ok. It's time. Mi manca un pezzo di titanite. No, leggiamo la slab, sì.
Fermi un po', leggiamo tutte le titaniti. I frammenti di titanite sono frammenti delle leggendarie stele, doni dalla grande o dal grande Numi March. Le poche rimanenti stele di Sen furono perdute quando lei se ne andò, quando lei morì. Passò a miglior vita, ma la scoperta di questi pezzi suggeriscono che potrebbero ancora essere trovate. Nel mentre il corpo di Numi Marsh si indeboliva, il Lord della Luce governò, ordinò che soltanto le armi degli dèi dovessero essere, ave avessero il permesso, dove avrebbero dovuto avere, avrebbero potuto avere il permesso di essere potenziate attraverso un'intera lastra di titanite. Non c'è Chester a parlare? È sicuramente qui da qualche parte. Snatched. Yeah. Did you really slap? Believe it or not. Bene. Allora la nostra arma finale non sarà Lucigatana. Uno stupendo stile la possibilità di avere la Washing Pole, la Nodachi come arma finale. E dai. Ok, quindi non bisogna innescarla all'inizio della foresta, ottimo. Stai molto calmo tu. Sapendo che l'arma di... In teoria dovrebbe essere una safe zone.
Ma potrebbe non esserlo, forse? No, forse la scala non lo è. Bisogna andare più in là, più in fondo. Calamite Airlines. infatti, la safe zone è in fondo, in fondo, in fondo all'altra parte. Il bordo assoluto dell'edificio. Dell'arena. O meglio, di quello che era là, il lago di Radice Oscura. E perdonatemi se non riesco a intrattenervi come vorrei. Dovrò abituarmi a queste temperature finché non risolvo la cosa, ma è destabilizzante. Sì, sì, c'è una safe zone, assolutamente. Solo che non puoi fare nulla da lì. La cosa migliore è avere lo scudo di Havel e ucciderlo prima che Guff possa fare qualcosa. C'è persino un dialogo unico se lo fai. No, 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 no! Mi dà un sacco di problemi. Saved. Tra l'altro con la luce originale, cioè originale della mod, no? Allora. Nessuno però sta commentando le mie lamentele verso me stesso, è strano. Per essere una vera. Per essere in una vera Sekiro build bisognerebbe stare così. Pesa un botto, tra l'altro. Ai ai ai. Sti bastarde. Che sia arrivato il momento di abbandonare. Ah, ci siamo divertiti con l'anello della tentazione finché è durato. Ma non posso
ottimizzarmi senza rinunciare a qualcosa. Quindi bisogna superare il proprio passato. Ok. E quindi ora le lastre, no, diventano pezzi del colore. Io vorrei fare l'anodaci, ma grazie, Gavone. Roby e Diana. Metafora che sto spezzando le anime per utilizzare denaro per potenziare il mio personaggio, mentre questo è un potenziamento del mio studio e dei miei collaboratori. In questi 5 anni. Oh Roby, oh Diana. 5 anni. In questi 5 anni ci hai tenuto compagnia, ci hai fatto riflettere, ridere, conoscere ed amare i Souls e anche altre cose. Ah, ci hai commossi, eccetera, eccetera. Queste cose le tengo per me. Grazie a voi. Come sentirsi vecchi e anche riconoscenti della community che mi segue. Perché avete veramente fatto un investimento enorme, molto impegnativo. Grazie ragazzi, di cuore. E ora, cosa che cercherò di non fare appunto nella vita reale, andiamo a spendere immediatamente queste anime. E io sto cercando di, e magari avessi platinato Resident Evil 2 Remake. In quale tempo? I collezionabili non mi permettono di platinare proprio niente, perché mi mancano tipo 2 documenti. Ma ho fatto quasi solo le partite in blind, a parte quell'extra. E io sto giocando questa partita il più lentamente possibile, perché è abbastanza naturale che finiremo oggi. Ah, fermi un po'. Ehi là! Mi ricordo di te! Me la date un pezzino di titanite? Evviva! Esattamente quello che volevo! Aia! Dicevo, dai! Cicci, no, non ci vedo nulla con quest'elmo. Vieni qua. No, no, fammi il parry facile. Non così. Grazie. Ora è una lastra. Oh, maledizione. Maledetti. Yeah! Esattamente il numero che mi serviva. L'elmo limita la visuale troppo, ma per l'ottimizzazione si fa questo e altro. Strong I am. Ponch.
Cipponci. Come soon. Vediamo un po' anime. Che tanto in New Game Plus smanetteremo con le wiki. Pinwheel mi interessa. Lost Demon mi interessa. Senza Iron Golem non mi interessa. Oh mamma mia. Siamo serie. Faccio prima a farmare, cioè. Oh cazzo. Ah, mi ha attivato. Mi ha attivato. Pelle ferrea. Che forte. Non riesco a muovermi. Ah! Non posso vendere le monete. Frampt mi odia. You sorry fool. You shall not be the chosen one. Purtroppo, non essendo una partita su Pureia, eccetera, non posso mettermi a fare tutte le armi più 10 perché ci invecchiamo dentro. Quindi a un certo punto vi darò la via libera sulle wiki. Ma non ancora. Not yet. Just not yet. L'anima di Jaryl sarà una spada o uno spadone, immagino. Ok, adesso dobbiamo andare alla church abbandonata. Mando, è certo che porterò Ori, ma non come spirito. E grazie del cappuccino di cuore. Sicuri che non vi state annoiando, no? I'm just an old smith. Well, no, I'm... Ah, una di troppo. Yes. Don't get yourself. Yes. E questo era prevedibile. Eccoci. Pronti a Sekiro? Sekiro style! Ci siamo! Kuso! Sekiro! Royal Hippodrome. Piano riuscito, build finita. Certo, build finita a livello di potere, non a livello
di estetica. Wham! Usa le castagnole, magari, contro Calamite. Che dite, proviamo a tagliargli la coda? È un terno all'otto tagliare la coda di Calamite. Si chiama range, bitches! Ok. Dai, tagliamogli la coda. Ma non è difficile tagliare la coda di Calamite. È solo un po' noioso. Spot time. Ho detto spot time. Grazie Paolo. Mi dispiace che magari la knife sia un po' meh rispetto alle altre. Vola Calamite! Vola! Aspetta! Mi devo grattare l'orecchio. Calamite, per favore. Ma quanti bei tesori! Prendi una decisione, Calamite. Fammi la presa, fammi la presa. Ok, bravo. E un colpo è dato. E bravo, Calamite. Ma cos'è questo RNG? Evviva!
Fermo! Ah, è andata bene. Come va? Oh! Fa male il forte suo... Il dolce elemento del fulmine, eh? Ti fa male? Piccolo draco nero. Lo senti? Il range sulla codina? Possente drago antico di sta ceppa. Come ti fa sentire? No. Dark Souls è difficile. Benvenuti a tutti, grazie, complimenti. Dragon Scale. Ricorda di carvare. Ci hai provato? E cosa fa questo anello? Grazie Paolo. Controlla la Daughter of Ash, ricostruisce completamente. È un Dark Souls immaginato da un'altra persona. Anello maledetto. Bravi. Mamma mia, mamma mia. Rovina di Ulasil, ultimo dei terribili ma magri. Dalle sottili scaglie draghi neri. Aumenta enormemente il potere d'attacco, ma riduce tutte le difese a zero. Wow. Wow. L'occhio arancione della calamità visita solo coloro i quali sono più soli a questo mondo. E richiama fortemente i loro istinti più distruttivi. È fatta, ragazzi. Tocca fare dei test, però. Ah, è vero, c'era il tesoro. Vabbè, poi andiamo a vedere. Poi andiamo a vedere. Adesso io vado dalle mie cavie. Penso che con zero di difesa sia tutto one shot possibile. Non lo so. Oh beh. Ok, è fatta. Caro Sith, il senza scaglie. Che volevo fare? Vabbè, però prima di questo, ovviamente.
Ok. Andiamo. Where were you, bel cristallo? Loro mi sa che faranno molto male. Loro mi sanno molto. Non abbassa le difese contro gli status. Stiamo abbastanza a posto. Leggiamo lo spadone d'ossidiana, sì. Allora. Ok. Questo danno da caduta non mi ha... Questo danno da caduta non mi ha convinto moltissimo. Oh, fico. Allora. Vediamo un po' che cosa ha avuto in mente questo autore di mod nei confronti di un percorso che adesso dovrebbe avere poco interesse. Cosa ci sarà nell'arena del guardiano del santuario? Cosa dirà Elizabeth? Ci sarà per caso la nostra amata Dusk ad aspettarci con un dialogo finale della quest come lo avrebbe avuto nella partita normale? Oh no! Ehi là! Cosa? Non shotti? Ero convinto di essere morto! Ah, odio quel 270! Nope! Nope, amico mio, nope! Vediamo un po'. Che sta facendo? Sì, sono resistenti questi, vero?
il 150% di danno. Era speciale. L'abisso. Che figo se teletrasportasse da qualche parte cadendoci. Non lo farà. Guardali. Che cosa poetica. Cosa bella, davvero. Cioè, noi qua siamo davvero molto più ostili di loro. Più di quanto non sia nell'originale. Sentite questa tempesta. Ora che ci penso, in Dark Souls non piove mai. Aia. Ariamis, non credo potremo permettercelo in questa partita. Se probabilmente c'è una scelta da fare, se uccidere il Gaping Dragon o andare a Ariamis. Oh oh. Huh? Bellissimo un'arma da fuoco qui così. Tanto ti frego. Ma senza scaglie non so quanto possa essere legato ad Ariamis, anche se... Tipaticissimo. Distratto? Credo siano buggati questi, quelli che danno l'equipaggiamento, anche se l'altro non me l'ha dato. Strano, eh? Oh! Oh! Stai molto calmino, stai molto calmino te. Quasi finito il giro. Ok.
Dante Calamith. Adesso arriva Calamith Red Phantom e mi combatte qui. On this very ground. Volete suggerirmi qualcosa? Non credo combatterebbero fra di loro. Avido? Oh no! Immagino che i guanti del guardiano pesino un po' di più, no? Mi sa che, non abbiamo... Mi sa che i guanti sono l'unica cosa che non abbiamo trovato, eh? Questi qua con zero difesa sono pericolosi, eh? L'anodaci è una delle armi più sfuggevoli di Dark Souls, in effetti. Preoccupato della durabilità, no? Ok. In realtà non ho esplorato molto bene questo luogo. Ma non è una cosa a cui tengo particolarmente. Wow. Buio. Thee and rid us of that terrible pride. I salute, please. I thank. I will remember. This is the best. No one will sing thy prayer for it. Maledetta. Questo santuario nel buio è suggestivo.
Questa è la pozza riflettente. Sono buggati? Ok. Non voglio uccidere il Vagrant, è troppo fragile. Reflecting pool. Mi sa che... Signorina! Ah, se non li hai uccisi a tradimento, tra virgolette, non ti attaccano. Può essere. Ma infatti no, è molto smentita sta cosa. Twilight Ring. Veramente un'idea comunque bellissima. Lasciare questa arena vuota sarebbe stato gravissimo. Twilight Ring. Sentire queste emozioni quando si trova un anello mi fa pensare a quanto sarà affascinante Elden Ring. Huh? Ring, sì, vabbè. Anello formato dalla vaporea anima di un fantasma. Di un phantom.
la visibilità del suo vestitore, del suo possessore, diventerà will wax and wane with time. Wax non è tipo cera. Wane. Sono stronzo io, sono vocaboli inusuali. Remorse can cut deep. Il rimorso può tagliare profondo, può ferire profondamente, ma i riflessi offrono nessuna, non offrono. Ah, aspetta, però scusate, aspettate. Non è buggato. No? I riflessi non offrono resistenza ai cuori degli eterei. C'è un oggetto. Ah! E la peppa. Può essere per i peccati assolti, sì. Anello di Dusk. La principessa Dusk era un tempo una incredibile e formidabile stregona. Spietata, a detta di molti. E non si vergognava affatto, né si allontanava timidamente dalla magia oscura scoperta prima che il suo regno cadde. Fico. Sì, cadesse. Sì, no, Dusk è cattivissima, infatti, è fantastica sta cosa.